grazie a tutti agli amici dell'associazione Francanè, a voi tutti per essere qui presenti stasera. Insomma, è un'occasione importante parlare di miniere anche al di fuori di quello che è l'ambito minerario per antonomasia, quello che è l'Iglesiente, al di fuori di quel contesto particolare che dicevamo prima, che è il Parco Geominerario della Sardegna, che direi che, diciamo per questo uno scroll, ecco così. Vi dicevo, spesso si sente parlare del parco geominerario, ma dato pratico il parco geominerario è un ente, è un consorzio, diciamo che è una struttura amministrativa che gestisce e sovrintende alla difesa, alla valorizzazione del patrimonio ereditato dall'esperienza mineraria in Sardegna. Un patrimonio che si è costruito nell'arco non soltanto dei secoli ma dei millenni, come vedremo, e che si è prodotto in diverse aree della Sardegna, che per tutta una serie di ragioni, non sempre le stesse, sono state unite in una sorta di rete. Sono queste aree in verde che vedete evidenziate nella carta qui sulla destra, e, diciamo, queste aree in pratica corrispondono a determinate fasi, a determinati momenti della storia mineraria sarda. Dopo una battaglia che è durata diversi anni, diciamo quasi un decennio, dal punto di vista culturale, portata avanti da associazioni, da accademici, da intellettuali, nel 2001 finalmente una legge dello Stato ha riconosciuto l'esistenza del parco geominerario, che fonda la sua forza, la sua importanza, la sua validità su un riconoscimento internazionale, perché il parco geominerario della Sardegna è inserito nella rete dei geoparks dell'UNESCO, quindi in pratica il riconoscimento dell'UNESCO, quindi delle Nazioni Unite, è il valore aggiunto che fa sì che la rete dei siti minerari sardi, quindi si è costituito come un parco geominerario, sia quel valore da difendere. Insisto su questo aspetto in modo particolare, perché in questi ultimi anni l'ente parco è commissariato, diciamo, quindi per tutta una serie di vicende politiche che non sto qui a riassumere, sta vivendo delle difficoltà tali che addirittura potrebbe perdere il riconoscimento dell'UNESCO, e quindi questo valore così importante potrebbe anche andare perso, con tutte le conseguenze negative che da questo punto di vista potremmo avere, perché si tratterebbe in pratica di una sconfitta anche dal punto di vista della valorizzazione e della difesa di un patrimonio fondamentale. Patrimonio fondamentale che, come vedete nella immagine basso a sinistra, è noto a tanti anche per il suo valore turistico, ambientale, perché il valore agli occhi, diciamo, dell'osservatore comune del parco geominerario, comunque delle miniere sarde, è di essere inserito in un contesto particolare che ne fanno anche un'esperienza importante dal punto di vista della visita, perché è inserita in contesti ambientali molto, molto importanti dal punto di vista paesaggistico, che si sommano poi con tutta una serie di valori storici che, vi dicevo, sono tipici di ciascuna area. Ad esempio, adesso qui mi aiuto magari con questo, sì. No, non lascerei quello, sì. Così viene meglio. Questa che vedete qui in basso, questa è la zona del sud-ovest della Sardegna, e sono praticamente la zona più importante dal punto di vista minerario. Questa qui in basso è la zona di Carbonia, quindi bacino carbonifero. Questa è la zona di Iglesias, questa è la zona di Buspine Arcus, questa è la zona di Ales del Monte Arci, questa è la zona invece del Sarragos, del Gerrei, capo Taraminosa, nel centro Sardegna, e poi qui sono Lula Sosenatos, il distretto della Gallura e qui l'Argentiera. Come vedete ci sono, diciamo che una realtà un po' a macchie, e questo fa sì che l'esperienza mineraria sia stata particolarmente importante, e anche quello che presenterò io, per la storia della Sardegna, specialmente in questa zona, perché la vicinanza di tanti punti minerari, di tante imprese, ha determinato la nascita di un vero e proprio distretto. In queste altre zone della Sardegna abbiamo delle esperienze che sono più che altro marginali, legate a momenti particolari e soprattutto inserite in quel contesto rurale, agropastorale, dove in pratica sembra quasi un po' la calatta, perdonate un po' la figura forte degli extraterrestri che arrivano in un contesto dal quale sono totalmente avulsi, totalmente staccati, consumano le risorse locali e poi spariscono, ma non lasciano molto se non quelle tracce, come abbiamo purtroppo
che l'esperienza più vicina, nel caso molto recente di Forteo, di un'attività industriale molto invasiva, che però poi lato pratico sembra quasi una rapina del territorio, incapace invece di produrre quei frutti che un vero e proprio distretto minerale, distretto industriale, come nell'inglese ha prodotto. Tra l'altro, nel caso proprio di Ares, quindi sto parlando di questa zona qui, Monte Arci, l'inserimento del parco geominerario è legato a un fenomeno storico molto lontano, stiamo parlando praticamente della preistoria, perché è anche un po' una forzatura, se vogliamo, questa di Monte Arci. Si tratta dello scafo e della lavorazione dell'ossidiana, quindi una delle prime forme di attività mineraria fatte e condotte in Sardegna, già in età preistorica, ma più che di attività mineraria, un'attività quasi di cava molto, molto semplice. Quindi insomma, diciamo, è un po' una forzatura. Il vero cuore del parco geominerario e delle attività industriali sarde è stato sicuramente lì presente. Dal punto di vista mineralogico, per avere idea anche di cosa si estraesse, qual era la forza di queste miniere, la carta a sinistra, che è stata realizzata nel 1871 dopo la visita della commissione d'inchiesta con la presenza di Quintino Serra nel 1869, evidenzia quelle che erano già le emergenze particolari dal punto di vista minerario. E si tratta, come vedete proprio nell'ingrediente, di presenze di piombo e argento, sono queste macchie blu. Giallo sta a significare blende e caramine, quindi in pratica si ottiene a zinco, e poi invece il rosso sta a indicare invece giacimenti di ferro o di rame. Nella parte destra abbiamo la visione sostanzialmente attuale, ovvero le macchie in verde o comunque colorate rappresentano le aree del parco geominerario attuale, e all'interno di quelle vedete delle macchie rosse, un arancione molto forte. Quelle sono le aree di attività industriale mineraria compiuta, ovvero proprio i bacini di lavorazione, quindi i filoni coltivati, quindi tra quelle dire le miniere esplorate e lavorate, con tutti gli impianti annessi che sono andati a occupare i terreni adiacenti, quindi in pratica la presenza materiale sul territorio dell'attività industriale. E questo a destra, diciamo che è lo stato attuale. Praticamente l'attività industriale e mineraria in Sardegna è chiusa, eccezione fatta per la miniera di Uragificus Montesimi, che in pratica è carbosulcis, quindi estrazione di carbone, e poi delle attività che proseguono, come può essere Sibius o qualcosa di molto estemporaneo, alla pari di attività di cava come quelle del granito nel comparto gallurese. Però quello che è stato il motore dell'attività mineraria sarda, ovvero le miniere di piombo, zinco, quindi la galena argentifera dell'Inglesiente, sono ormai un'esperienza che possiamo considerare storicamente chiusa anche dal punto di vista industriale, e che in pratica mantengono la loro validità, la loro esistenza, la loro memoria grazie all'opera condotta nella cornice del parco geominerario. Questa a sinistra vedete come la concentrazione dei cantieri, delle miniere più importanti, vi dà proprio un'impronta, un'immagine viva e immediata della presenza dei principali cantieri. Questa carta risale agli anni 90, quando venne preparato il dossier da sottoporre all'UNESCO per il parco geominerario, e all'epoca vedete c'erano ancora dei siti aperti che sono quelle scritte in rosso. Sul lato destro invece mi sembrava doveroso presentarvi anche un po' quella che è la costruzione geologica, in termini molto sommari, della Sardegna, per evidenziare come la presenza mineraria corrisponde anche con queste zone verdi, che sono le zone geologicamente più antiche di tutta la Sardegna e anche del Mediterraneo. Mentre, e questo vi spiega anche perché sono concentrati tutti in questa determinata parte della Sardegna e non altrove. Sebbene, come vedete, ci siano anche delle esperienze minerarie isolate che riguardano anche questa zona, e qui stiamo parlando di una miniera censita già nel 1869, Serres Canigas,
da Quintino Sella all'epoca della commissione d'inchiesta, che evidenziava un giacimento di ferro e anche una prima esplorazione, scusate, di rame, come è evidente nel cartiglio qui in basso a destra, relativa appunto alla zona di Gramis. Ma questa è l'unica esperienza di carattere minerario di questa zona, quantomeno secondo le carte rilevate già dal Sella, e comunque anche le successive attività, quali possono essere state anche le recentissime coltivazioni aurifere nella zona di Furtei, non cambiano la sostanza di quello che vi sto dicendo, perché si può trattare anche di coltivazioni minerarie che però sono totalmente estranee a quello che è il discorso di insieme, che invece ha fatto dell'Iglesiente un'esperienza del tutto particolare nel contesto regionale e anche nazionale. Tant'è che, come diceva il cartello prima, per molti antropologi, per molti studiosi, quello che si è verificato nell'Iglesiente, quindi nella zona mineraria che corrisponde praticamente ai comuni di Cuspini, Arbus, Fiumini Maggiore, no, oggi Mugello, Iglesias, per arrivare sino a Gonnesa, coinvolgendo anche successivamente Carbonio, ma quella di Carbonio è una storia diversa, dopo vedremo come. In pratica si tratta quasi di un'isola nell'isola. Perché? Per l'esperienza che si è maturata, per il contesto sociale che si è venuto a creare. Come diceva prima Giampaolo, l'Iglesiente ha conosciuto, contrariamente a tutto il resto della Sardegna, i primi grandi fenomeni di aggregazione operaia. Il socialismo è nato nell'Iglesiente, forme industriali, anche un certo imprenditoriale, una borghesia forte che era totalmente estranea invece all'esperienza storica sarda. Tant'è che nei primi del Novecento il centro imprenditoriale iglesiente, che era in buona parte costituito da forestieri, costituiva una sorta di concorrente, di competitore nei confronti anche di Cagliari. Questo vale dal punto di vista politico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista proprio anche del peso all'interno dell'equilibrio regionale. Qui vedete ancora meglio come i bacini proprio minerali, quindi la presenza dei villaggi, dei siti, era ben superiore alla presenza umana oggi in questa zona, perché la presenza di una miniera significava anche la presenza di insediamenti abitativi, cosiddetti insediamenti a bocca di miniera, per una questione economica di presidio del territorio e di facilitazione del rapporto tra il lavoratore e il cantiere minerario. Si incentivava la realizzazione di case con servizi annessi direttamente vicino alle miniere. Per cui se oggi andiamo da Iglesias sino a Cuspini, per dire, incontriamo il paese di Fiumini Maggiore e il paese di Arbus e basta. Tutto il resto sono campagne disabitate, a parte chi magari per scelta o per lavoro vive in quelle campagne. Ma sino a 50 anni fa vi erano invece i centri abitati popolosi sull'ordine delle migliaia di persone. C'era Montevecchio, c'era Cortoso, c'era Cernamare, c'erano i villaggi di Alpalesi, Malacalzetta. In pratica tutta questa realtà oggi non sopravvive che un villaggio, che è una frazione di Iglesias, San Benedetto, con un centinaio di persone. Però quindi tutte queste macchie arancioni che vedete sono presenze sul territorio, sono uomini, donne, famiglie che abitavano questi monti, che vivevano una condizione che tutt'oggi ci può essere totalmente strana, sorprendente, ma che paradossalmente, pur nel disagio che vivevano e con tutte le sofferenze che possiamo immaginare, poi vedremo, godevano tante di quelle alternative, opzioni rispetto al mondo rurale, che in qualche modo si può parlare anche di un'elite, di una società che aveva delle opportunità che altrove non c'erano. Perché comunque si trattava, per quanto con le difficoltà di un mondo industriale, di salariati, quindi di persone con un reddito fisso, che avevano in determinati momenti anche l'assistenza, per quanto con tutti i limiti, comunque c'era un medico di miniera, c'erano degli ospedali di cantiere, talvolta c'erano delle prime forme di cassamutto aziendale, e poi c'erano delle forme di aggregazione operaria che facevano di questa realtà, ripeto, un unicum nell'intero contesto regionale. Come vi dicevo, è un
come abbiamo visto nel caso di Ales, parlare di miniere in Sardegna significa parlare di una storia che parte molto da lontano. Abbiamo detto dell'ossidiana, che in realtà in pratica più che il minerale si tratta di una roccia che veniva lavorata per la creazione di utensili da taglio, di armi, però i bronzetti sono già un'azione metallurgica, insomma fusione di rame e di ferro, e quindi presuppone lo scavo, la conoscenza dei giacimenti, quindi l'esplorazione, la capacità di estrarre il minerale dalla terra e la capacità e la tecnica di fusione, cosa non da poco. Ed è una storia che parte da lontano e che coinvolge la Sardegna all'interno di un discorso molto più ampio della semplice dimensione regionale, perché stiamo parlando di miniere che hanno fatto della Sardegna il centro dei traffici mediterranei sino ad oggi, perché per quanto noi abbiamo l'idea di un'isola che fosse avulsa dai grandi traffici, comunque più o meno in realtà in Sardegna ci sono passati un po' tutti e per sempre. Quest'idea della Sardegna che rimane estranea ai grandi traffici, io personalmente non la condivido. Poi vedremo che proprio la Sardegna è stata uno dei grandi motori di attrazione nell'isola di grandi traffici e di presenza. Sì, dall'epoca, questo è un grafico che vi descrive le rotte dei Fenici all'interno del Mediterraneo. Quindi stiamo parlando comunque di ormai quasi 3.000 anni fa, per dire. E la Sardegna era già nota per la presenza dei suoi ricchi giacimenti di miniera, specialmente nell'Iglesiente, tant'è che la costa sud-occidentale era ben presidiata dai Fenici, poi dai Punici, con la presenza appunto di centri militari come potrebbero essere Sidai o comunque città quali Solchi, poi Taros e così via. Questa presenza della Sardegna all'interno del Mediterraneo come centro dei traffici minerari resiste per tutta l'età storica romana e arriviamo sino al Medioevo, quando dopo il grande vuoto, un po' più che altro documentario, storico, anche per quanto riguarda le miniere, della fase della decadenza dell'impero sino al Medioevo, così come è noto, proprio le miniere di Iglesias diventano un nuovo momento di attrazione con la presenza, dopo la fine del giudicato di Cagliari, la spoliazione del territorio, e l'Iglesiente finisce alla famiglia dei Donati, quel famoso conte Ugolino citato da Dante nella Divina Commedia, con i fratelli si impossessa della zona di Iglesias, delle miniere. La città di Iglesias, allora nota come Villa di Chiesa, viene dotata di un codice, Villa di Chiesa, che è codice amministrativo cittadino, ma è anche un codice di diritto minerario. Iglesias viene fortificata, si batte moneta con una zecca locale, è un posto così importante che quando gli aragonesi decidono di invadere finalmente la Sardegna, 1323, finalmente sono in termini storici, non perché finalmente li stavamo aspettando, anzi, stavano in casa loro. Il primo punto d'attacco è la zona mineraria. Sbarcano nella zona dell'attuale porto industriale di Portovesme, per 7 mesi ci vengono da sede Iglesias e poi da riparte la conquista della Sardegna che si concluderà quasi un secolo dopo. Questo è nel 1323. Stiamo facendo proprio a Dante Falcato un po' la storia per arrivare in pratica al 1750, siamo negli anni in cui la Sardegna è già passata sotto il controllo di Savoia, ed è una Sardegna che da anni, da secoli, non vede neanche più l'ombra di un ebreo passare in Sardegna. Però ci sono gli svedesi che commerciano il sale, e il console svedese a Cagliari, Gustavo Mandel, prende in concessione le miniere sarde e lavora nelle miniere della zona di Lacino, quindi Buschi, Miarbus, portando in Sardegna dei sassoni, e fa la brutta fine di trovarsi in conflitto con gli abitanti del posto, proprio alla fine chi muore nel bruciato nella casa dove era accolto, comunque insomma
finiscono un po' male tutti, però finisce male un'idea, l'idea importante da parte di Mandel, che era quella di coltivare nuovamente in maniera industriale, con fonderie moderne progettate da tecnici tedeschi, le miniere sarde. E a dimostrazione dell'importanza e della capacità di attrarre grandi capitali in Sardegna, questo console svedese interviene nelle miniere sarde con tecnici tedeschi, manovalanza, vi dicevo, sassone, che si trova anche proprio umanamente a mal partito con le popolazioni locali, finanziato dai ebrei. E grazie alle miniere, una porta dell'isola aperta sul mondo, infatti ho scritto qua, grazie al rabbino capo della sinagoga sefardita di Londra, Isaac Neto, Gustavo Mandel ha i capitali per realizzare questo impianto in Sardegna. Poi comunque finisce male, anche perché comunque si va a toccare interessi che sono ovviamente grossi, anche il sistema di concessione era molto diverso dall'attuale, quindi in pratica Mandel finisce sotto processo, morirà anche prima che si abbia il giudizio, però a noi rimane l'importanza storica di questo dato. Le miniere continuano a essere la porta del mondo sulla Sardegna, e grazie alle miniere in Sardegna rimangono vivi traffici, interessi e soprattutto vi è la possibilità di contaminazione, di contatti con culture e popolazioni e uomini che non sono lì. Il passaggio decisivo arriva con la fusione perfetta. Perché? Con la parificazione, siamo nel 1847-1848, degli ordinamenti del continente, diciamo così, quindi proprio del Piemonte, degli stati di terraferma, con quelli sardi che invece avevano ancora la loro autonomia, le leggi che governavano la gestione della terra e quindi anche l'intervento sul sottosuolo nel continente valgono anche per la Sardegna. E questo significa che, e qui infatti abbiamo messo un panorama della zona di Iglesias con le miniere evidenziate, i cantieri attorno alla città. Questi cantieri, ovviamente, perché sembra quasi banale dirlo, hanno un sottosuolo, però sino alla qualificazione degli ordinamenti, e questo valeva ancora quindi in Toscana e negli altri stati preunitari, la proprietà del sottosuolo era distinta da quella del sottosuolo. Per cui in pratica, se io volevo coltivare una miniera, quindi praticamente volevo scavare nel sottosuolo, dovevo avere la proprietà di sotto. Evidente che questo era un sistema che aveva vantaggio dei grandi proprietari terrieri, ma poco a vantaggio invece dello sviluppo delle industrie. Lo Stato interviene invece, per cui le miniere sono proprietà dello Stato e si scava soltanto su concessione, su diritto acquisito per una concessione rilasciata dallo Stato, dal governo, a prescindere dalla proprietà del sottosuolo. Questa è la rivoluzione che permette in Sardegna la nascita delle prime grandi miniere di Montepulciano e Montevecchio, perché lo Stato concede a determinate società di capitali di poter lavorare dal sottosuolo a prescindere dal sottosuolo. E questo è un cambiamento epocale che si accompagna con un'azione politica ben precisa, perché siamo nel decennio dell'unità, perché precede l'unità d'Italia, quindi tra 1848 e 1861 Cavour, per inciso, viene eletto deputato al Parlamento del Collegio di Iglesias assieme ad altri collegi, poi alla fine non sceglierà quello di Iglesias, però per dirvi come stiamo parlando anche di un'Italia che ancora non si è fatta, ma quindi di Sardegna, Piemonte, Liguria, e qui si creano dei flussi proprio umani, politici, che sono del tutto legati allo risorgimento. Perché per interesse di Cavour, per un interesse politico, e anche perché in pratica c'è un grande movimento di capitali che comincia a crescere legato a esponenti che fanno politica, che sono degli avventurieri e che sono anche quelli interessati nelle attività di capitale, in Sardegna arrivano personaggi quali Enrico Serpieri, per fare un nome, sotto la protezione di Cavour. Più avanti arriverà la famiglia dei Modigliani, i grandi banchieri livornesi,
che attivano delle, non soltanto attività industriali minerarie, ma anche per il taglio del legname o comunque di sfruttamento delle risorse prime, legate alla politica cavugliana di protezione degli esuli del risorgimento, perché Galletti, Serpieri, ma viene in mente anche Giulio Keller, che era ungherese, sono tutti, chiamiamoli patrioti, esponenti comunque della Repubblica Romana. Serpieri era amico di Ciro Menotti, poi diventa segretario della Repubblica Romana, quindi persone legate a Garibaldi, a Mazzini. È un ceto politico che diventa anche imprenditori, che trova rifugio in Sardegna, si sposta prima nelle montagne e nelle miniere del Sagros e poi arrivare nell'Iglesiente, e sono coloro che fanno nascere la moderna imprenditorialità in Sardegna, perché Serpieri, che questo personaggio politico così importante, diventa, oltre che imprenditore minerario, attivando delle fonderie nella zona dell'Iglesiente, primo presidente della Camera di Commercio di Cagliari. E con Serpieri nasce anche, assieme a me, non solo con lui, ma comunque con questo gruppo, sta nascendo anche la massoneria in Sardegna. Però tutti questi elementi, proprio tipici dell'Italia risorgimentale, li troviamo anche in Sardegna grazie all'attività mineraria. Anzi, proprio la zona mineraria diventa un po' la terra di esilio e di accoglienza di questi personaggi del risorgimento italiano. E le prime concessioni, come vi dicevo, sono quelle del 1848 nella miniera di Montevecchio e 1850 quella di Montepone, che sono fondamentali perché sono legate prima di tutto a capitali italiani e non solo, ma che dimostrano l'interesse per la Sardegna di un grande trust di capitalisti, perché è vero che Giovanni Antonio Sanna è sardo, però Giovanni Antonio Sanna è sassarese, che si è sposato a Marsiglia, che è legato ai grandi traffici internazionali dei capitali ligure e piemontesi, per esempio in Francia, è un uomo internazionale, e la società che gestisce Montevecchio è formalmente italiana, come lui è formalmente sardo. Stiamo parlando del grande capitale internazionale che arriva in Sardegna. E nel 1848 a Montevecchio, nel 1850 Iglesias, con la concessione delle miniere di Montepone. E lo stesso, anche qui stiamo parlando di una società con una forte presenza di capitali continentali. Arriviamo, diciamo, una prima crescita del movimento industriale e minerario, che però ha un momento decisivo, cambio di rotta, di impulso, quando con l'unità d'Italia questo bacino minerario, questa riserva, diventa una riserva nazionale. E il merito, il riconoscimento e l'accrescimento anche dal punto di vista normativo dell'opportunità di ciò, e quindi dalla prospettiva anche dell'evoluzione dei decenni a venire, è legata agli esiti di una commissione d'inchiesta che, diciamo, per il resto della Sardegna fu sostanzialmente nulla, perché comunque la commissione d'inchiesta del 1869, che doveva visitare e farsi un'idea dello stato delle condizioni della Sardegna all'interno dello Stato unitario che neanche aveva 10 anni, non pubblicò neppure gli atti. L'unica relazione che ebbe una sua efficacia venne redatta e pubblicata fu quella di Quintino Senna, ministro delle finanze, grande tecnico, esperto di minerali, che nel 1869 appunto diede alle stampe la sua relazione, dove proponeva una serie di soluzioni, prima di tutto il mantenimento contro i grandi interessi dei grandi lobby, dei proprietari terrieri che volevano tornare alla legge toscana, quindi chi aveva il sottosuolo, la proprietà del terreno, doveva anche gestire sotto. Invece lui difese e venne mantenuta la distinzione tra il sottosuolo e il sottosuolo, quindi la concessione da parte dello Stato per i lavori delle miniere. L'apertura di una scuola mineraria di Iglesias, che significava dare la possibilità alle risorse locali, quindi alle persone del posto, di formarsi come capi minatori e non dover chiamare ancora dalla Germania, dalla Francia, tecnici qualificati per tenere i cantieri aperti, più una serie di suggerimenti quali redazione di una carta geologica,
la costituzione di aziende agricole a fianco alle attività minerarie per meglio sostenere il proseguo di queste, diciamo comunque l'intervento del Sena fu definitivo, decisivo, e la città di Gliese, che ormai stava diventando il capoluogo di questo bacino minerario, gli dedicò alla sua morte anche un monumento che ancora oggi troneggia nella piazza principale della città, e questo è qui un monumento in una foto dei primi anni del Novecento. Grandi fortune, grandi rovine, però si accompagnavano a tutto questo. Come vi dicevo prima, ad esempio, vedete in alto a sinistra il pittore Modigliani con un ritratto che si presume fatto a Iglesias, Medea Taci, che era la figlia di un albergatore iglesiente. I Modigliani conobbero la loro grande rovina proprio nelle miniere di Iglesias. Arrivati per sfruttare le grandi foreste dei monti di Flumini Maggiore, peraltro già fortemente rovinate e intaccate da concessionari precedenti, si imbarcarono poi proprio in un'azione legale che li viene soccombenti proprio in virtù di quella legge sulla distinzione tra sottosuolo e sottosuolo, perché le loro proprietà ricadevano nella zona di Bugerro. Grugo, Bugerro, insomma sono i monti di Flumini Maggiore, ma proprio perché è in mente un po' la zona di Bugerro, che tra l'altro abbiamo riprodotto in una fotografia d'epoca qui in basso a sinistra, invece in alto, quella fotografia sulla destra è proprio la zona dei loro possedimenti. In pratica, in quei terreni vennero scoperti nel fine degli anni 60 dei grandissimi giacimenti di zinco, calamine, quindi praticamente zinco. E sono gli anni in cui si stanno esaurendo i grandi giacimenti in Prussia. Per cui la necessità a livello europeo di questo minerale fa sì che grandi società industriali, grandi società di capitale, stiamo parlando di società belga, la Villemontaigne, francesi, con la Malfitano, che interverranno, puntano gli occhi sulla Sardegna e proprio su quei terreni. E i Modigliani si oppongono comunque in qualche maniera, pratica lo sfruttamento dei loro terreni, ma questo gli andrà male. Gli andrà così male che alla fine del 1884 verrà siglato il fallimento della casa d'affari dei Modigliani, e quindi proprio la famiglia di Amedeo, lo zio e il nonno, troveranno la loro sconfitta, la rovina di la casa d'affari di prestigio secolare proprio nelle terre della Sardegna. Quindi grandi fortune per chi arriva e per chi investe, grandi rovine però per chi comunque si trova anche a mal partito, perché questa è la storia delle miniere, è una storia di grandi esperienze, è anche una storia di grandi sconfitte, è una storia di avventurieri, è una storia affascinante anche dal punto di vista umano, soprattutto dal punto di vista umano. Noi potremmo raccontare la storia di tante famiglie che sono andate a correre verso la frontiera mineraria, come ci dicono questi numeri, che penso che parlino più di qualsiasi spiegazione. La striscia, quella linea blu che vedete, quello è il dato demografico della popolazione di Iglesias. Vedete, nel 1861, al momento dell'unità d'Italia, noi abbiamo in pratica che comune di Cuspi, comune di Iglesias sono presso poco sulla stessa cifra, o comunque i comuni minerari, Argus, Guspini, Flumini Maggiore, sono tutti nel range di 5.000 abitanti. Nel 1901 Iglesias ha più di 20.000 abitanti. Stiamo parlando in pratica che nell'arco di 40 anni la popolazione si è quadruplicata. E si è quadruplicata secondo un trend che è positivo anche per gli altri, però comunque con valori esponenziali. È un'esplosione demografica vera e propria, perché l'iglesiente diventa in quegli anni una sorta di far west che attira popolazione non solo da fuori la Sardegna, come abbiamo visto, quindi tecnici qualificati, tantissimi commercianti, imprenditori che cercano di venire in Iglesiente per far fortuna, tant'è che ancora oggi, se noi andiamo a vedere anche un po' l'elenco dei professionisti, che adesso dei gioiellieri, dei commercianti di Iglesia, ci sono ancora le vecchie famiglie di queste persone arrivate da altre parti d'Italia, anche da Marsiglia, tra la fine 800 e quindi del 900, ma soprattutto si svuotano le campagne.
arriva nel presente tantissima gente dalle campagne alla ricerca di un posto fisso, di un posto che dia garanzie, che distrappi la precarietà della terra e che dia opportunità migliori, spesso magari combinando il lavoro nelle campagne e la stagionalità del lavoro nelle campagne che con la presenza delle miniere. Però vedete, stiamo parlando di numeri straordinari. Questo significa che quel territorio che abbiamo visto si satura improvvisamente. Quindi i paesi esplodono, la città di Iglesias, che era una città che viveva ancora dentro le mura medievali sino alla metà dell'Ottocento, diventa una città dove si costruisce, si sopraelevano le case, si costruiscono gli orti, non basta più il centro storico, si costruiscono sobborghi, il costo della vita diventa impressionante. Se leggete i giornali dell'epoca abbiamo anche una visione quasi vichensiana di come si viveva, con gioventù, ragazzi per strada, difficoltà veramente grosse di vita. E questa è la fotografia, è proprio la fotografia che ci dà un quadro di quello che poteva essere, molti hanno chiamato l'Eldorado sardo, era veramente una specie di Far West. Voi guardate un po' le foto, abbiamo questo qui che è turco, ma è turco per davvero. Pensate che il direttore della miniera di Bugello era un greco di Costantinopoli. Noi abbiamo i registri della società di mutuo soccorso di Iglesias con Gheorghe Hades, persone che arrivavano veramente dall'Oriente, un sardo, un sardo lì, cioè persone vestite delle più varie fogge, perché Iglesias era veramente una terra che attraeva persone dalle più varie zone d'Europa. E quando vi dico che si parlava di avventurieri, veramente, nel vero senso della parola, e comunque sono cronache dove non mancano i fatti di sangue, dove comunque vi è una dinamica sociale fortissima, esplosiva. E questo ovviamente è anche una varietà culturale, è una cosa che si realizza soltanto nell'Iglesiente. Per quello vi dicevo che non basta la presenza di un cantiere minerario a far di una zona di miniera, ma è l'insieme, la presenza di persone che si incontrano, che si scontrano, che vivono quotidianamente le stesse difficoltà, portandosi appresso lingue diverse, culture diverse. Ad Iglesias abbiamo religioni diverse, ci sono dei pastori battisti, sono praticamente al di fuori dei Cagliari, dei centri più grossi, e l'unica presenza evangelica in Sardegna. Insomma, è veramente un'isola nell'isola, un mondo a parte. E l'Eldorado è proprio questo mito della fortuna che, come vi dicevo prima, per molti in realtà è un'illusione, perché come poi tutti partivano per la corsa d'oro, però poi i filoni li trovavano dappertutto. Ovviamente però la forza trainante di tutto questo movimento sono gli operai e chi lavora materialmente. Noi abbiamo comunque una forte presenza di tecnici, una forte presenza di commercianti che sono attirati da un fenomeno che però ovviamente gioca grandi numeri sulla presenza degli operai. E quindi partiamo dal migliaio di unità nel 1851, quando a livello sardo sono attive in pratica a Montecuori, Montevecchio e poche altre concessioni, e arriviamo poi negli anni del primo Novecento ormai a superare le 15.000 unità presenti in tutto il bacino minerario. Stiamo parlando di numeri capaci di fare la rivoluzione, come in qualche modo effettivamente l'hanno fatta. Quindi voi immaginate su un bacino di 15.000 persone, quasi tutte concentrate nell'Iglesiente, consapevoli peraltro di essere protagonisti di qualcosa che le rende particolarmente diverse rispetto al resto della Sardegna, cosa può succedere? Poi infatti lo vediamo. Prima di tutto vorrei soffermarmi sulle condizioni in cui si lavora la miniera, perché spesso ho l'impressione che sia l'idea un po' romantica del lavoro in miniera. Non era affatto romantica. Prima di tutto le condizioni di sicurezza che possiamo immaginare oggi erano del tutto trascurabili all'epoca, ma non per una noncuranza alta, proprio per un'attitudine e anche una distinzione tra quelle che erano le competenze dell'operaio e quelle che erano invece le cure della società. Ad esempio,
sino ai primi del, non so, tempi massimo, diciamo, anni 20, anni 30, le società non fornivano neppure il vestiario all'operaio, per cui in pratica si scendeva in miniera con il proprio vestiario e la propria attrezzatura, e si lavorava in condizioni che erano difficili dal punto di vista igienico, della luminosità, ci si illuminava la strada con delle lampade ad acetilene, in pratica era del carburo che si metteva a contatto con l'acqua e faceva una fiammella, veramente stiamo parlando di luci spettrali, trascorrere ore e ore sotto suolo in queste condizioni era oggettivamente pesante, più tutte le difficoltà derivanti dal fatto che non viene abbattimento delle polveri, i rischi di infortuni, insomma, era un lavoro veramente poco attraente. Un lavoro che era faticoso, questa fotografia è simbolica, poi è fatta a Campopisano nelle miniere di Iglesias negli anni 30, dove comunque c'era grandissima fatica, perché voi immaginate che non sempre, magari, diciamo, questa è un po' una fotografia quasi simbolica, vi dicevo, però la fatica umana era forte, specialmente nelle azioni di scafo, tenere sulla forza delle braccia una perforatrice con una canna lunga un paio di metri, spesso lavorare lo scavo dei fornelli, cioè in verticale, con le polveri che cadevano, è sicuro che in tanti casi poteva significare anche una vera e propria condanna a morte, tant'è, cioè, queste sono le malattie di silicosi, e quindi con il polmone o comunque insomma, proprio organismo invaso dalle polveri. Sembravano del tutto inutili anche i primi tentativi di venire incontro a queste difficoltà che comunque esistevano, perché società con il repertuoso, ad esempio, avevano brevettato delle maschere che erano anche all'avanguardia a livello internazionale, però queste maschere in pratica erano così invasive che l'operaio quasi non respirava, cominciava a sudare ed era così fastidioso tenere le maschere per il filtro delle polveri che se le toglievano, quindi in pratica alla fine era del tutto inutile. Fatica e morte, e la morte è la morte in cantiere. Stime recenti parlano di 1500 morti, però in realtà sono date ancora da aggiornare perché tantissimi sicuramente ancora non sono stati censiti. 1500 incidenti mortali in tutta questa storia minerale, quindi insomma, che sono tanti, però se vogliamo comunque per i rischi che si correvano alla fine comunque già poteva andare peggio. Però in questo caso la morte in realtà non arriva dentro la miniera, arriva per mano della forza pubblica, perché come vi dicevo prima, che una grande massa di operai significa anche una massa rivoluzionaria potenzialmente, una massa di persone che prende consapevolezza e crescente consapevolezza di quelli che sono i propri diritti, che cresce, che diventa vera e propria classe operaria, classe di rivendicazioni, e sono sempre più frequenti anche gli scontri con la forza pubblica. 1904 a Mugello, e questi sono i morti del 1900, i funerali dei morti del 1920 ad Iglesias, quando in seguito, insomma, negli anni dopo la prima guerra mondiale, difficoltà forti dal punto di vista sociale, rivendicazioni nei confronti della direzione per quanto riguarda i crediti e delle agevolazioni dal punto di vista dei turni di lavoro, del pagamento, in pratica finisce male con i carabinieri che aprono un fuoco sulla folla, e questi sono i funerali delle vittime dell'eccidio di Assalta. Le miniere sono anche storie di donne e di bambini, perché specialmente per le lavorazioni più minute, quali poteva essere la cernita del minerale, cioè in pratica, immaginate, quando si abbattevano le pareti di roccia, non tutto era minerale, anzi la maggior parte era il cosiddetto sterile, era roccia che doveva essere selezionata dal minerale vero e proprio. Sino a quando non si realizzano degli impianti di trattamento particolari, che sono le laverie, per una questione economica, per una questione proprio pratica, si mettono a lavorare cosiddette cernitrici, che fanno proprio il lavoro di cernita, di distinzione, e spesso sono donne, qualche volta anche bambine, sono ragazze, e comunque lavoro prevalentemente femminile, che poi comunque è destinato negli anni 30, diciamo, praticamente ad esaurirsi con una meccanizzazione.
come dicevo prima, la classe operaia, che diventa il motore sociale dell'Iglesiente e che conosce la sua esperienza più forte, la presenza importante in Sardegna, proprio nelle miniere. Peraltro grazie, e qui torniamo al discorso dell'importanza della presenza dell'Iglesiente nella zona mineraria di persone che non erano del posto, portatrici di culture nuove e diverse, sono tutti forestieri. Alcibiade Battelli, Angelo Corsi, Giuseppe Picchi, che era veterinario di Iglesia, si parla da farmacista, Angelo Corsi, uno studente di legge che poi diventa avvocato ed era a Milano, insomma, sì, tra l'altro, non ce n'è neanche uno a operario, sono intellettuali, sono persone che appartengono comunque, diciamo, alla borghesia, sono un po' dei missionari del socialismo, tant'è che il socialismo minerario è un socialismo riformista. Uno dei grandi problemi anche dal punto di vista politico nel secondo dopoguerra sarà che comunque che Angelo Corsi e altri erano socialdemocratici e non invece socialisti comunisti, come invece si viene a creare un blocco che distingue questo Iglesiente con il bacino carbonifero, non so, non complichiamo ulteriormente le cose. Comunque, diciamo che questi sono gli uomini che comunque portano in Sardegna il socialismo. Ed è nella zona dell'Iglesiente che nascono i primi nuclei socialisti, le prime leghe operaie, e nascono paradossalmente non tanto in miniera quanto nell'indotto, perché la prima lega nasce ad opera di Alcibiade Battelli a Carloforte e mette insieme i garanzieri, cioè quelle persone che lavoravano per il trasporto del minerale dall'imbarco, dalla costa, all'isola di San Pietro a Carloforte, dove poi veniva imbarcato su dei vaporetti, su delle navi, per essere trasferito nel continente, per esempio, dove esistevano le fonderie. Però, rapido progresso, Sardegna in pratica si estrae e basta. Sino a quando si realizzò la fonderia di San Gavino negli anni 30, e a parte piccole fonderie locali, come esserci a Monteponi, in pratica il minerale che veniva estratto in Sardegna non lasciava nulla, se non gli stipendi degli operai, capitale tecnico che si poteva creare, però il minerale comunque veniva estratto e portato fuori. Da questo punto di vista non è tutti i torti chi parla comunque di un'operazione di rapina, un'operazione coloniale. Però è altrettanto vero che questa operazione industriale portò in Sardegna, specialmente negli Iglesienti, come vi dicevo prima, degli elementi di innovazione che verosimilmente altrimenti non avremmo avuto. Fotografia a destra è la ferrovia tra Malacazzetta e Arenas, e Caladomestica, una ferrovia elettrica, quindi un'innovazione fenomenale dal punto di vista tecnologico, presente in Sardegna già alla fine dell'Ottocento. Stiamo parlando di tecnologie che a livello europeo erano dei primati assoluti, tant'è che anche Boni, la Montevecchia, le grandi società partecipavano alle esposizioni universali, e questo progresso tecnologico comunque era un progresso che in qualche maniera coinvolgeva anche le comunità locali che avevano conosciuto l'energia elettrica e altri servizi prima di realtà rurali che invece erano totalmente lontane da questo genere di servizi. Tra l'altro, creando anche quell'orgoglio un po' delle direzioni minerali, questo è un problema che si verificò anche all'interno proprio dello stesso bacino tra paesi con una forte tradizione agricola e villaggi di miniera, una sorta di competizione, per cui l'appartenente alla società mineraria o al villaggio minerario si sentiva quasi un eletto. Questa distinzione tra la gente di miniera e la gente di paese comunque aveva il suo peso sociale non indifferente e l'ha mantenuto sino ad epoca ben recente. Come comunque si creano grandi aggregazioni operaie, anche a livello imprenditoriale la Sardegna mineraria ha più pista da questo punto di vista, perché il primo germe di quello che possiamo considerare la Confindustria moderna nasce nel Trust Minerario. 1896 nasce l'Iglesia, l'Associazione Mineraria Sarda, che mette insieme grandi capitali di industria, ma stiamo parlando delle persone del posto, Brassi, Ferraris, quindi comunque inglesi, francesi, tedeschi,
Belgi, i rappresentanti delle grandi società di capitale presenti nell'Iglesiente, si consorziano in un'associazione che voleva essere all'inizio un'associazione quasi culturale di scambio di informazioni, di progresso scientifico, con la pubblicazione di bollettini, ma poi ben presto diventa un club dove in riunioni periodiche i grandi capitali, i grandi industriali, i direttori delle miniere hanno la possibilità di incontrarsi e di confrontarsi. E questo è uno, come dei tanti, elementi che fanno del cerchio imprenditoriale borghese minerario comunque un cerchio nuovo, un cerchio, vi dicevo già prima, capace di contrapporsi anche a quello cagliaritano in termini di presenza regionale e di influenza anche nazionale, perché poi qui ci vediamo anche ai grandi movimenti nazionali con un deputato come Castoldi o altro che è comunque presente in Parlamento in maniera ininterrotta per una trentina d'anni in rappresentanza di quelli che erano gli interessi del trust minerale. E Iglesias di questo fenomeno, diciamo, è il capoluogo, è veramente il motore e conosce una trasformazione che ne fa da una cittadina di 5-6.000 abitanti legata comunque alle vecchie abitudini di una cittadina regia, diciamo, con il vescovo, con una piccola proprietà fondiale, una nobiltà comunque, diciamo, di secondo ordine, diventa una città dove grandi elementi moderni hanno la loro presenza forte, la massoneria su tutti. Nel 1871, quando viene fondata la loggia massonica Ugolino di Iglesias, abbiamo già un giornale presente, uno dei giornali con la vita più longeva dell'Ottocento sardo, che è la Gazzetta di Iglesias, pubblicato da quello stesso gruppo che controlla la massoneria locale, ma che poi è presente anche nella gestione delle miniere, che controlla anche le società di mutuo soccorso, quindi anche le provvidenze per gli operai sono controllate da questo gruppo sociale, che è lo stesso che nel 1871 firma l'apertura della stazione ferroviaria e quindi la costruzione della ferrovia tra Iglesias e Cagliari, e nel 1871, guarda caso proprio in quest'anno in cui sembra che accada tutto ad Iglesias, viene aperta anche la scuola mineraria voluta da Quintino Senna. Quindi nell'arco di appena due anni, anzi neppure, gli auspici di Quintino Senna diventano pratica con l'apertura di quella scuola mineraria. L'edificio che vedete nel 1911, però per dirvi come in un paio d'anni l'interesse, la forza di questo movimento che si crea nel contesto minerario è tale che ha dei tempi così accelerati, quasi sorprendenti. E comunque troviamo una perfetta corrispondenza tra appunto quell'elite tecnica presente nelle miniere, che poi è anche presente nel consiglio comunale, che poi è presente nella loggia Ugolino. Insomma, Iglesias alla fine esprime una borghesia forte che diventa il treno di un intero territorio, e la presenza nel territorio delle direzioni e quindi anche di queste gerarchie che si realizza è un segno architettonico. Voi vedete, questo è in basso a sinistra la direzione della miniera di Montepone, a destra la direzione della miniera di Sedas Montizis, qui a sinistra invece in alto è la direzione di Ingurtoso. Le direzioni sono come dei castelli, la villa del direttore domina le valli dove ci sono le miniere, la gerarchia delle miniere è anche una gerarchia architettonica, una gerarchia di presenza del territorio. E questo significa anche però contaminazione culturale, perché quando un progettista che viene da Parigi costruisce anche una semplice macchina a vapore, si porta un gusto che è il gusto della Pignumiere, si porta il gusto dell'Europa che ha conosciuto. Questa è la cosiddetta macchina a beccia, cosiddetto il castello di San Giorgio. In una campagna desolata cresce questo castello improvviso, che in realtà voi vedete sembra una torre con dei merli, con degli elementi architettonici del tutto particolari, ma è
La struttura che ospitava la macchina a vapore dove c'era la sala argani per il pozzo per scegliere in miniera. E questo è solo un esempio di questo gusto del bello, questa contaminazione culturale che fa sì che un villaggio come Parigi, abitato e governato da tecnici francesi, diventi quella piccola Parigi, perché anche gli operai, con la loro angustia, partecipano di questo clima culturale, si sentono quasi un'elite. Già in passato Vittorio Angius diceva che gli presenti si credono su Floride e su mondo, per questa... e questa concezione di essere un po' speciale si consolida ancora di più con la presenza di queste persone che fanno di una cittadina semplice, ma anche di un semplice pozzo di miniera, cose del genere. Potete vedere anche a Montevecchio, andando verso Bugello, delle piccole opere d'arte, e questo significa ovviamente contaminazione culturale, che è legata però anche a un fenomeno che specialmente negli anni 20 diventa ancora più pressante, che è la... sono i tempi, sì. Diventa, dicevo, ancora più pressante perché le grandi teorizzazioni che nascono anche negli Stati Uniti, ad esempio con le fabbriche di automobili della Ford, vengono trasferite anche in Italia. E la Sardegna, le miniere sarde, diventano uno dei campi di applicazione più importanti da questo punto di vista. Per cui l'organizzazione del tempo industriale, ovvero la codificazione dei tempi, per cui l'operaio diventa quasi una macchina, no? Come Charlie Chaplin in Tempi moderni, l'operaio che batte ritmicamente quel pezzo che deve fare solo quello è la parte di un ingranaggio più complesso. Questo diventa uno dei parametri di funzionamento delle miniere sarde, con i sistemi come per esempio il sistema Bedò, però che è un sistema di organizzazione scientifica del tempo del lavoro, per cui l'operaio deve rispettare un determinato cronometraggio, deve fare quel lavoro in quel determinato tempo, e lavorando a ottimo la sua capacità, la sua bravura di rispettare quei tempi, anzi migliorarli, è legata anche a dei premi di produzione che possono scattare nel momento in cui lui lavora in meno. Questa organizzazione del tempo industriale significa che l'operaio ormai non è più quella persona che abbiamo visto che magari condivide un po' il tempo nella campagna, un po' il tempo nella miniera per arrotondare lo stipendio, che si sposta, insomma che è una figura orribile, ma è proprio un uomo macchina, il cui tempo è il tempo della miniera, è il tempo dell'industria, sia quando è lavoro sia quando è dopo lavoro. Cioè io quando lavoro sono in fabbrica, sono in miniera, sono nell'officina e devo rispettare quelli che sono i tempi dell'azienda, quelli che sono i tempi dell'industria, quelli che sono i miei compiti. Quando sono a casa sono la macchina di manutenzione, sono la macchina che deve rimanere in efficienza, per cui la miniera, nel nostro caso, l'industria, ma comunque diciamo la miniera nel nostro caso, diventa anche il curatore del tuo tempo libero, perché tu non puoi uscire dal cantiere e andare al bar a bere il vino e a giocare a carte con i tuoi amici. Tu e la tua famiglia devono stare all'interno di uno stile di vita misurato, appropriato, che conserva le tue energie finché durante il lavoro tu possa esprimere al massimo. Cioè in pratica questa è la codificazione della giornata completa di un operaio, che diventa un manuale vero e proprio che le imprese minerarie traducono in termini pratici con l'organizzazione dei tempi di lavoro, come dicevo prima, quindi con ritmi di cottimo, con sistemi Bedò e con l'istituzione di dopolavoro, che sono delle attività dove l'operaio e la famiglia, diciamo, ama, conosce dei momenti di quasi di affetto familiare con la società, perché questa è l'idea. La vita dell'operaio deve essere controllata in tutta la sua globalità, e in miniera di Montepone da questo punto di vista è eccezionale.
punto di vista industriale, perché realizza un dopolavoro che ancora oggi conserva un archivio che è uno dei più importanti a livello nazionale nel suo genere, e realizza delle attività come possono essere il campo sportivo, le squadre di football, la biblioteca, il cinematografo, e questo poi diventa poi un po' l'attività di tutte le miniere. Molti vecchi fa lo stesso, Bugello, cioè in pratica si realizzano delle attività per cui la vita dell'operaio deve essere controllata e subordinata al benessere di pace. Quasi una tripartizione della giornata: se io ho una giornata di 24 ore, 24 ore sono per riposare, 8 ore per riposare, 8 ore per lavorare e 8 ore per dormire. Ma quelle 8 ore di riposo devono essere funzionali alle 8 ore di lavoro. Quindi diciamo, questa è la fotografia del campo sportivo che nel 1925 la Montemponi ha realizzato ad Iglesias, ed è uno degli elementi più evidenti di quello che è nel dopolavoro, che si realizzerà ovunque e che troverà dei momenti di socializzazione fortissima, perché grazie al dopolavoro si crea anche un'immagine pubblica della società, per cui la società diventa veramente un po' la tua famiglia. Anche nei momenti di crisi sai che comunque c'è la Befana per i bambini, che comunque c'è il Parco d'Oro per i bambini, comunque ci sono forme di assistenza che magari possono essere viste oggi anche caritatevoli in fin dei conti, però sono come quasi quel segno: ti licenzio perché c'è la crisi, però comunque non ti abbandono, ti faccio avere comunque il Parco d'Oro, c'è la cooperativa di consumo, c'è il cinematografo, c'è il teatro, ci sono i concerti, c'è la banda musicale, c'è la biblioteca, c'è la colonia dove i bambini d'estate possono andare al mare, anche se tu non te lo puoi permettere, comunque c'è la colonia, c'è il Parco d'Oro con le calze, le mutandine, le canottiere per il bambino, insomma ci sono le scuole nei villaggi, c'è tutta questa serie di servizi che poi si realizzano anche in momenti così eclatanti come l'organizzazione di squadre di calcio con professionisti acquistati in società del continente e portati ad Iglesias per giocare, magari mettendoli a libro matricola come dei contabili, come il commesso nella cooperativa, però magari era un ragazzo che era un portiere delle giovanili della Juventus, altri giocatori di buon livello, e poi si pensano alle partite, che lo Zurigo, adesso non si aggiorava tutto, lo Zurigo ha giocato in Champions League l'anno scorso con lui. Iglesias, Montemponi, prima categoria, però le forestali si sono divise. Però guardate la foto sullo sfondo, stiamo parlando secondo le cronache di 7.000 persone, cioè 7.000 persone su una città di 20.000 abitanti, tutte allo stadio per vedere i colori della città che giocano contro gli svizzeri. Prima di tutto dà già l'idea di una presenza internazionale nel proprio essere collocati in una parte privilegiata del mondo. Sono queste quelle sensazioni che vanno al di là delle semplici lavorare in miniera, cioè sono quelle cose che nascono però in contesti dove la miniera è ben oltre un cantiere, è ben oltre un'attività industriale, è proprio un modo di vita. E queste sono poi alcune foto spot di quello che vi dicevo prima, il pranzo con il direttore della miniera, tutti gli operai pensionati, questo nel ricordo, in alto a sinistra, veniva offerto ogni anno un pranzo a tutti i pensionati della miniera. Quelle foto in basso a sinistra e in alto a destra sono fotografie degli anni 50 della miniera, della colonia di Funtanazza, dove tutti i bambini, figli dei dipendenti delle miniere, trascorrevano un paio di settimane al mare con gli educatori. Ma stiamo parlando di una struttura con refettori, piscine olimpioniche, assistenti, insomma. La fotografia invece è qui. Questa è l'interno dello spaccio della cooperativa di consumo di Iglesias, della miniera di Montemponi, che tra l'altro era in centro di Iglesias. Piccola precisazione: Iglesias aveva poi la particolarità di essere in pratica città mineraria, ma allo stesso tempo anche città, per cui finita la miniera
alcune cose sono sopravvissute, altrove invece la morte della miniera ha decretato in pratica anche l'esaurimento di queste esperienze. E poi la foto più piccola è la festa di Santa Barbara, con la festa, la grande festa ogni anno per le patrone delle miniere, e che vede un coinvolgimento forte delle associazioni. Come ovviamente il movimento operaio è nato ad Iglesias, perché era in pratica il contesto industriale sardo, i caratteri forti e più veri del fascismo sono quelli legati allo squadrismo, alla reazione del capitale contro il movimento operaio, quindi non poteva che nascere ad Iglesias anche il fascismo. Questa fotografia è del 1923, e Mussolini in pratica è da poco salito al potere e viene a visitare Iglesias, dove sono nate in pratica le prime vere squadre, le squadracce fasciste, dove si è consolidato il fascismo movimentista, e questo grazie proprio anche al finanziamento, all'intervento di un industriale operante nell'ambito delle miniere, per quanto nel settore carbonifero, che era quel Sorcinelli, che era all'epoca anche proprietario di un'università. Quindi i caratteri continentali particolari dell'Iglesiente vengono confermati anche proprio dal fatto che è nell'Iglesiente che nasce quel fascismo tipicamente antioperario, e non invece quel fascismo da rendita di posizione che poi avremo in tante altre parti, dove si tratta in pratica di vestire in camicia nera con il notabilato locale, no? Già può confermare questo qui. Il fascismo poi determina nel bacino minerario una trasformazione profonda che avrà i suoi effetti ancora oggi, perché in pratica tutta la storia che vi ho raccontato sino agli anni 30 è in pratica la storia del bacino dell'Iglesiente, ed è una zona di metalli, quindi di miniere legate allo sfruttamento appunto dei giacimenti di piombo, zinco, piombo vuol dire anche argento, comunque zinco, rame, ferro, con alcune zone dove si estraeva anche antimonio, ma comunque stiamo parlando di metallurgia. Il carbone, il combustibile fossile del sulcis dell'Iglesiente, non è mai stato riconosciuto in grande qualità, ed era coltivato, quindi praticamente veniva estratto, in termini tecnici, la coltivazione anche della società di Monteponi per l'utilizzo di piccole centrali elettriche, quindi praticamente veniva bruciato queste centrali per la produzione di energia elettrica funzionali all'uso della miniera. Con la scelta autarchica del fascismo negli anni 30, i giacimenti carboniferi del sulcis diventano una risorsa strategica a livello nazionale, e viene fondata e inaugurata nel 1938 la città di Carbonia, che è il centro di quel bacino carbonifero che conosce uno sviluppo impetuoso e uno sfruttamento intensivo negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale e negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e poi in pratica conosce improvvisamente una fase di declino legata all'esaurimento della politica autarchica del regime fascista, la scomparsa del regime, quindi le scelte economiche portate avanti dal regime. E questo significa grandi problemi, però prima dei problemi magari ti introduco questo, quindi stiamo avviandoci alla conclusione, perché la costruzione di una città come Carbonia va a inserirsi in un tessuto storico dove in pratica la zona di Carbonia era una zona sostanzialmente agricola, comunque di grandi tenute, ma che non aveva conosciuto, al di là, dicevo, delle coltivazioni della zona di Bacco Abis, di Terrascollo, quindi la zona di Gonnesa, un grande sfruttamento. La costruzione di questa città è uno stravolgimento antropologico del territorio, quindi anche quella che può essere la rivalità di cui si parla oggi, il dualismo tra Iglesias e Carbonia, è legata proprio al fatto che questa scelta, questo intervento del fascismo determina, con la nascita di Carbonia, lo spostamento di tanti equilibri che erano storicamente consolidati su Iglesias e sul bacino metallifero su Carbonia. Stiamo parlando di una città che nell'arco di 10 anni arriva a 50.000 abitanti.
è una spugna demografica, attira popolazione un po' da tutte le parti, anche perché sembra un'occasione nuova, effettivamente c'è lavoro, c'è una possibilità nuova, però con la fine della guerra il carbone sulcis diventa qualcosa di cui ci si vuole sbarazzare. Però il carbone ormai esiste, l'intervento è fatto, tant'è che poi anche le scelte future saranno condizionate da questa presenza, e quando le scelte minerarie ormai sono in pieno declino, si investe, che sono gli anni del piano di rinascita, dell'industrializzazione sarda, sulla nuova industria, e si costruisce Porto Vesme. Ma Porto Vesme, quindi tutti gli stabilimenti che oggi sono in crisi, sono sulla bocca di tutti, la Lumina, Porto Vesme, la IA, si insedia in una zona che comunque rientra nel bacino di utenza di carbonio. Quindi in pratica quella scelta fatta da Mussolini negli anni 30 è una scelta comunque che continua ad avere i suoi effetti, perché il carbone è sopravvissuta alla sua stessa crisi, stravolgendo veramente il tatto di un territorio e imponendosi come una novità da cui non si può prescindere, tant'è che ormai comunque il rapporto di forza si è rovesciato a favore del bacino carbonifero e quindi comunque di carbonio, soprattutto grazie alla nascita del polindustriale di Porto Vesme. Polindustriale di Porto Vesme che nasce come soluzione ultima negli anni 60 per la grande crisi delle miniere degli anni, insomma, del secondo dopoguerra, perché il bacino carbonifero, come vi dicevo, quindi la zona di Carbonia, ha grandi problemi legati al fatto che il carbone sulcis in realtà è un carbone che ha una forte presenza di zolfo, non brucia bene e non è di grande qualità, è una risorsa strategica importante, quindi di guerra, detto in buone parole, quello veramente è un po' l'ultima carta, tant'è che gradualmente la produzione di carbone andò scemando sino a una chiusura arrivata nei primi anni 70 e non si riuscì neppure, anche con una serie comunque di problemi politici, di politica energetica, di scelte di grandi compagnie, a realizzare quella grande centrale termoelettrica che dovesse bruciare il carbone sulcis e permettere la lavorazione della miniera. Ancora oggi in pratica quando la carbosulcis che ha ripreso a lavorare il carbone in pratica estrae, però poco se ne brucia a Porto Vesme, proprio per la presenza di questi problemi, cioè esiste ancora il problema dell'utilizzo del carbone con la sua eventuale gasificazione, diciamo che comunque i problemi nati negli anni 30 continuano ad esistere. E lo stesso vale per il settore metallifero, che ormai è praticamente chiuso, è definitivamente chiuso, perché negli anni 40, negli anni 50 vi fu una prosecuzione dell'attività mineraria, però poi negli anni 60 noi assistiamo a un graduale disimpegno delle società private, la Pertusola, le grandi società di capitale in pratica si ritirano e passano la mano alla regione, allo Stato, ed è una discesa continua. Gli anni 50 sono gli anni comunque dei grandi scioperi, fine anni 40 i grandi scioperi, contro anche una stretta da parte delle aziende che volevano imporre, e definitivamente ci riuscivano, anche un controllo politico maggiore sugli operai. Poi con gli anni 50 e 60, con la difficoltà crescente del settore minerario a stare sul mercato, effettivamente noi assistiamo anche a maggiori conquiste sindacali, che però diventano sempre più una contrattazione per la sopravvivenza di un settore che ormai i grandi capitali privati e quindi i grandi mercati internazionali stanno abbandonando, perché diventano progressivamente sempre più antieconomici. E arriviamo agli anni 80. Gli anni 80 nelle zone minerarie sono ricordati nel 1985 per la visita di Giovanni Paolo II, che è emblematica perché Giovanni Paolo II scende a meno 400, cioè nella stazione di pompaggio, che era 400 metri sotto il livello di presa, quindi proprio la quota di accesso erano 200 metri sotto il livello del mare, ed è uno degli ultimi grandi investimenti sia in termini di spesa che tecnologici, perché con quella stazione di pompaggio si teneva asciutto il livello, quindi la falda dell'acqua
dell'inglese Etesha aveva sino a meno 200 e veniva espulsa attraverso queste condotte che poi andavano a male, ma con grandissimi dispendi energetici. E in pratica diventava sempre più evidente che i costi di gestione ormai non permettevano più la sopravvivenza di un settore che soffriva comunque la concorrenza dei prezzi dei minerali provenienti comunque da altre parti del mondo, anche perché oggettivamente il minerale ormai si stava esaurendo, bisogna andare sempre più giù e la situazione è sempre più difficile. Quindi nel 1985 Giovanni Paolo II scende e quasi sigilla questo trionfo della tecnica, che però è anche un po' il canto del cigno delle miniere, perché poi nell'arco di neanche una decina d'anni si stende un po' la chiusura di tutti gli impianti. E mentre negli anni 70-80 Setta Smotizzi, la direzione in basso a destra, era ancora una miniera operativa, adesso andiamo oggi e vediamo che condizioni è comunque uno dei siti attivi. In conclusione, l'eredità che ci lascia l'esperienza mineraria. Questa fotografia un po' l'ho scelta perché rappresenta sia la capacità tecnica espressa nella progettualità di un sito come Porto Flavia, che in pratica è un grande silo scavato dentro la roccia, dentro la montagna, stiamo parlando comunque di grandissime cavità dove veniva accatastato il minerale dentro la montagna ed espulso attraverso il piano inclinato, è stato fatto negli anni 20 questo. Quindi una grandissima capacità tecnica, tecnologica, che però rischia di essere perduta, però comunque un patrimonio presente, abbinato a una qualità del paesaggio, una risorsa turistica da spendere. L'eredità però è anche, come vi dicevo prima, una scelta industriale, quella di Porto Vesme, che ha pagato sin quando è rimasta presente la mano pubblica, perché come vi dicevo prima appunto la regione, lo Stato, l'ENI sono intervenuti, hanno rilevato le società minerarie, hanno mantenuto in piedi anche queste industrie di trasformazione, però che alla fine, adesso i conti sono da saldare. La notizia di questi ultimi giorni è che l'Unione Europea chiede indietro centinaia di migliaia di euro di aiuti di Stato, milioni di euro di aiuti di Stato per le tariffe energetiche concessi, che adesso dovrebbero tornare indietro e che rischiano di essere la mazzata finale sul comparto industriale. Problema che, anche qui, che ripeto, un po' più avanti, con Furtesi conosce bene, gravissima presenza di scariche, un danno ambientale notevole, che però è diventato anche l'elemento aggiunto del paesaggio, perché nell'inglese non si possono toccare i fanghi rossi di Montepone, sembra quasi un frutto della natura, talmente sono belli a vedersi, ma in realtà sono gli scarichi dei minerali più schifosi che possiate trovare, perché c'è di tutto lì, è tutto quello che viene dilavato e portato a mare. Un ambiente che sembra eccezionale, però che è in realtà una bomba chimica, una bomba ambientale terribile, e c'è il problema delle bonifiche, di come superare questa difficoltà. Le eredità sono quelli che le industrie ci lavorano ancora. A Porto Vesme nelle industrie della riconversione ci lavorano padri di famiglia, ci lavorano tante persone che con la chiusura delle fabbriche comunque si ritrovano per strada, o come appunto queste persone ad occupare ormai da un anno un ponte all'ingresso di Iglesias, reclamando un'attenzione per il loro dramma. Le eredità sono anche fortunatamente alcune attività produttive come la Carbosulcis, che continua nella lavorazione dei giacimenti di carbone e cerca di darsi una speranza per il futuro, e l'IGEA, che è la società che ha recuperato tutte le concessioni delle miniere e che oggi gestisce il sito a fini di recupero ambientale per le bonifiche e di gestione turistica, per cui come si vuole visitare la miniera di Porto Flavia, la Fontana Luminosa, Montevecchio, si è accompagnati da tecnici dell'IGEA, dove ancora lavorano quei minerali che hanno studiato ad Iglesias, tecnici che conservano quelle competenze maturate in anni di lavorazione minerale. E proprio l'ambiente, questo vedete è il bacino che va ad Iglesias, e questa è la costa, quindi Nevi, Damba Sua, Val di Zucchero, tutte queste chiazze che vedete sono bacini di fanghi di miniera, di scariche. Potete farvi un'idea della presenza di
fanghi, di queste invadenze nell'ambiente, che sono un danno, se vogliamo, però paradossalmente possono essere anche una risorsa per il futuro, perché dalla loro bonifica, dal loro recupero, può nascere ancora una nuova occupazione. Insomma, sono passato un po' a fare il giornalista, non lo storico in queste ultime fasi, però mi sembrava doveroso. Ecco, questo è finito, insomma, grazie. Grazie per questo intervento, perché in realtà anche fare giornalista è stato molto bello, molto interessante, perché ci ha permesso di agganciare questa storia molto intensa, qui anche come l'hai raccontato tu, era stata particolarmente suggestiva, che è enorme, insomma, è una storia che meriterebbe un corso monografico solo lei per tutti gli aspetti, i capitali stranieri, la nascita di una consapevolezza operaria, il socialismo, il liberalismo economico, e poi anche questa scelta, possiamo dire la scellerata del fascismo, di costruire questa grande città, senza però magari conoscere bene o tenere nella giusta considerazione quella che era la storia anche insediativa del territorio. Io adesso sono le 8, sono passate, e ci sono delle curiosità da parte del pubblico, approfittate, perché mi sembra una bella occasione per magari tornare un attimo su qualche aspetto che magari ha suscitato la vostra curiosità. Ci sono delle questioni da parte di qualcuno? Io sicuramente ne ho, perché comunque la cosa interessante per me è che mentre io mi sono occupato appunto di queste ipotesie, però sono prestante appunto rurale, negli anni in cui c'erano questi deputati espressi dall'Igreziente, c'era anche un altro grande deputato sardo, che era Francesco Cocoso, che portava, diciamo così, al Parlamento italiano quelli che erano i problemi dell'agricoltura, perché lui avendo come famiglia questo tipo di retaggio. La domanda che mi viene da fare è la differenza tra Carbonia e Iglesias, cioè tra il modello di sviluppo che tu ci hai raccontato, che appunto è della seconda metà dell'Ottocento fino alla metà della prima metà del Novecento, quindi Iglesias, e quella invece di Carbonia, può essere anche un'antitesi tra un modello di sviluppo di capitalismo liberale e invece un modello di capitalismo pianificato e statalista? È possibile interpretare questo? Ed è per questo forse il motivo per cui adesso Carboni, una volta che lo Stato si è tirato fuori, cioè tutto questo ha questa grande difficoltà, mentre invece forse una politica di tipo, diciamo così, liberale, liberistico, avrebbe permesso uno sviluppo diverso. Non so che la storia non si è fatta nei secondi, ma però mi sembrava, mi ha incuriosito questa cosa. Volevo sapere cosa. Beh, Carbonia nasce come una scelta, il capitalismo di Stato, per usare formule coniate da altri, perché comunque è una scelta fatta dal fascismo per gestire un bacino carbonifero, quindi giacimenti di carbone. Nasce di carbone, nasce come una città, non dico dormitorio, però una città funzionale alla miniera, con una pianificazione ben precisa, dove l'organizzazione degli spazi è funzionale anche alle gerarchie presenti in miniera, e non c'è, io sinceramente non vedo molto di liberale nella nascita del carbone, è già il prodotto di una dittatura, quindi comunque di una società molto schematizzata, molto bloccata a determinati cardini, che però nasce con un valore aggiunto forte, che è la grande eterogeneità delle sue componenti, per cui comunque Carbonia nasce in maniera impetuosa, con una scelta politica ben precisa, che è quella di coltivare quel giacimento di carbone a fini bellici, in buona sostanza, per dare un'autonomia energetica all'Italia, in previsione di un conflitto, come effettivamente è successo. Però è una città che nasce cooptando con forza, perché stiamo parlando anche di persone che vengono mandate al confino, quindi anche di elementi non sempre, diciamo, socialmente nelle migliori condizioni, portate a Carbonia per lavorare, e che creano una miscela esplosiva che fa sì che quella città
che dovrebbe essere la città più fascista della Sardegna, finita la guerra diventa la culla del comunismo. Per cui era la città, tolta Cuspine, forse più rossa che fosse esista. E questo è un po' il paradosso, ed è, sarebbe una cosa della chiesa storica. Per cui alla fine il fascismo crea questa città, quella secondo, organizzata secondo gli schemi tipici di una società bloccata, con la villa del direttore vicino alla piazza, con tutti i dirigenti che abitano lungo i viali principali, le case degli operai tutte invece da un'altra parte, poi comunque con la Repubblica, con l'Italia repubblicana, abbiamo una città che esplode in un frammento di democrazia. E che comunque attraversa periodi difficili, però pur nonostante attraversare questi periodi difficili riesce a sopravvivere alla sua stessa crisi. E adesso che abbiamo la prima generazione di persone di carbonio, perché alla fine non c'era nessuno di carbonio, perché tutta gente è arrivata a fondare la città nata dal nulla, o meglio quasi dal nulla, perché qualche villaggio c'era prima, però poi viene assorbito. Adesso che ci sono le prime generazioni di persone a carbone, si sta consolidando quasi quello spirito originario, no? Poi il fatto che sia una città nata quasi per costrizione pone un limite forte, perché tu dici, se ci fosse stata un'evoluzione liberale forse non avrebbe avuto neanche Carbonia, perché si tratta di una città di fondazione nata con un preciso ordine, senza una volontà forte, e quindi un dirigismo statale alle spalle probabilmente non sarebbe nata, perché la geografia del Sulcis racconta di città nate secondo i corsi d'acqua, secondo invece un po' quelle che erano le vie naturali. Invece Carbonia nasce proprio nel punto dove non c'era nulla. C'era Serbarino, c'era questa grande spianata che era il posto ideale per costruire una città da zero. Quindi insomma, senza una volontà esterna, no, non credo sinceramente, anche perché nell'arco in pratica di 100 anni di storia mineraria nessuno si era mai interessato in maniera attiva a quei giacimenti. Quindi forse senza questo, io dico un po' delirio bellico, di voler sfruttare quel giacimento, Carbonia stessa non ci sarebbe stata. Però questo è un discorso che si potrebbe fare anche per tante altre realtà. È un po' la storia un po' delle città di fondazione, che è la forza stessa di Carbonia. Però è la grande differenza, per esempio, tra Carbonia e Arborea, che è una cosa che... Però Arborea affondava nella legislazione dello Stato liberale, invece Carbonia no. Carbonia nasce proprio per l'oggetto di invece Arborea, di cui pure si chiamava Mussolini, in cui poi il fascismo si è appropriato, però ha potuto esprimere anche nel dopoguerra un certo dinamismo in crescita, probabilmente perché nasceva da una consapevolezza diversa forse dal studio del territorio. Vabbè, adesso è tardi, quindi sarebbe interessante, però magari ci torniamo in una... Semplicemente, quella la storia di Arborea è la storia tipica di lavoro, comunque ci sono degli appezzamenti, c'è una gestione, c'è la storia anche di impresa. La storia di Carbonia è una storia invece di lavoratori dipendenti, perché comunque si arriva lì per lavorare in miniera, in una miniera che è statale, perché comunque la CAI è una società dello Stato, e per Carbonia si doveva dormire e vivere in platino, era una città di servizi per i giacimenti di carbone. Però la sua centralità, la sua forza demografica alla fine l'hanno fatto il motore della proprietà, che oggi è praticamente una città di servizi, ed è una città di servizi più dinamica oggettivamente del territorio, anche più di Glesia. Va bene, se non ci sono altre questioni, curiosità... sì. Prego. Quando fu trasferito il sistema toscano alle concessioni di Stato, mi sembra logico pensare che ci furono delle conseguenze, oppure fu risolto con l'italiano, pagava molto il proprietario del terreno per sfruttare le coltivazioni. Beh, ci furono grandissime difficoltà. Poi il caso dei Modigliani è eclatante, perché comunque non è che i proprietari interiori si rassegnassero, erano andati in causa. Il problema è che però la legge a un certo punto era orientata in una determinata direzione. Ci furono fortissimi tentativi di cambiare la legge e di far sì che l'ordinamento toscano venisse esteso anche alle altre parti d'Italia, però alla fine questo non
andò nella giusta direzione, anche perché comunque l'interesse delle grandi società d'industria e anche del governo nazionale italiano a quel punto era di agevolare l'introduzione di capitali in Italia, e particolarmente di risorse nella zona mineraria. Il favorire la legge toscana avrebbe significato favorire il proprietario terriero, che non è il massimo dal punto di vista dell'impresa, del dinamismo imprenditoriale, avrebbe significato oltretutto creare un grande problema per la gestione, perché se io devo gestire degli spazi nel soprassuolo, legati al sottosuolo, va bene anche comunque una certa libertà d'azione. Il filone non va secondo le proprietà del sottosuolo, quindi non necessariamente se io comincio con l'esplorazione di un giacimento di piombo, diciamo di galena nel terreno di Giampaolo, poi è detto che sia tutto lì. Può darsi che in realtà lì cominci e lì però ci sia poco e nulla, perché tutto il resto era il terreno del vicino, e quindi allora significava intervenire su tante proprietà, erano dei tempi così lenti, lunghi, che alla fine la legge toscana rimane un residuo del passato legato ad un'economia che non aveva ancora i ritmi dell'industria moderna. Qualche altra domanda? Bene, allora grazie a tutti, grazie a dottor Azzini per questa lezione molto interessante, e ci vediamo sabato prossimo. Arrivederci.